Benvenuti nella randomizer di Yo-Kai Watch 2, si spera con il 10% di bug in meno rispetto all'altra volta. L'altra volta era il 50%, quindi ora siamo al 40%. Sì, in effetti le possibilità che potesse accadere un bug la scorsa volta erano piuttosto alte, una su due. Ed è accaduto, perché se può accadere accade con Andre Link. Ad ogni modo, abbiamo scoperto che Meganian non era altri che uno Yo-Kai chiamato Overnian, che mangiando, accumulando energia è riuscito a diventare gigante e si era incastrato dentro la casa. Come fosse apparso a Valdoro è comunque un mistero, perché lui era incastrato, quindi non poteva in teoria uscire. Però lui vuole portarci indietro nel tempo per risolvere un problema con un suo amico. E lo può fare con la pietra del tempo! Grande, Overnian! Così incontriamo nostro nonno da ragazzino. Su, pietra del tempo! Fai una rima per tornare al tempo di prima! Io! Questo io finale non l'ho mai capito. Dovrebbe far ridere, non lo so. È una bomba fumogena in realtà. Attenzione, scontri... No, non niente scontri con la polizia. Urliamo, perché ovviamente se non urliamo non è uno shonen. Anche nei Kodomo si urla, ma comunque. Ed eccoci qua, quando il capanno era ancora in buono stato e non era rotto. O non era un capanno ancora. Ma soprattutto il nonno ha sempre vissuto qui. Ma dove siamo? Siamo a Irlandia, ma 60 anni fa, wow. Tutto ciò è fantastico, andiamo a trovare il nostro nonno che era giovane. Attenzione però alle meraviglie dell'epoca, acqua corrente dentro casa. Che invenzione fantasticosa. Attenzione, c'è un uomo per lei. Che cavolo è? Bellissimo lui. Questa persona è stata incantata da uno yokai spettrale. E che roba sarebbe? Ora incanto anche te. Ma è bruttissimo, è un serpentello. Però gli altri yokai lo vedono. È molto strano che Nate non possa vedere alcuni yokai ma altri sì. Forse solo con quelli con cui fa amicizia. Ma Overnian non ci ha fatto amicizia. Overnian si fa vedere perché si fa vedere proprio lui. Eccolo, uno spettrale. Ecco che arrivo. Al massimo. Ehi, guardate. Sì. Menagli, Nathaniel, fagli male! Se lo merita, quello spettrale schifoso! Ma se n'è andato. Non importa, continua a menargli! Vai, più forte! Esci dal suo corpo, sì, è andato... vai, così! Oh, e mo godiamoci la scena di Whisper che viene picchiato più e più volte, vai! Senti che bel suono! Vai, più forte. Ok, ora basta. Maximus Mask, invincibile eroe, difensore di tutti, il mondo è mio amico. Esci, abbiamo capito, sì, bravo. Hai detto la tua battuta, ora vai ad arare i campi. Su, che è tardi, già pomeriggio. Chi è? Qualcun altro che viene incantato? Dal villaggio arrivano voci inquietanti, quindi dobbiamo andare a pistare a suon di mazzate anche altri yokai? Ma forse Nathaniel riesce a vedere gli spettrali perché era più forte di noi? Aveva un legame più forte con gli yokai? Così, questo è il nascondiglio del nonno. Overnian, perché cavolo hai portato qui questa gente? Ma stai calmo, cioè non è che t'ho ucciso la famiglia. Anche un po' di comprensione. Siamo qui per combattere gli spettrali insieme a te. Guarda quanto è contento poi di vederci. Ah, noi abbiamo la punta rivolta verso destra dalla nostra prospettiva e lì verso sinistra, ma non importa. È bello come Jibayan stia sempre sul posto a dondolare. Allora, il nonno ora è scappato perché non vuole il nostro aiuto. Io però non so come facciamo, lo andiamo a cercare? Trova degli indizi su Nathaniel. Ah, è Maximus Mask, l'invincibile eroe! Difensore di tutti! E questo è uno Yo-Kai Watch rudimentale. Il primo Yo-Kai Watch, sì, Steve Jobs, l'inventore dello Yo-Kai Watch, no. Ma una bottarella a questo là dietro, sulla capocchia? Guarda sti due a parlare.
Qui, Micio, vieni qui. Dobbiamo cercare qualcosa qui alla stazione di Arilandia, qualcosa che ci porti a Val d'Oro. Perché non c'è neanche il treno a quanto pare. Attenzione, abbiamo trovato un traspec. È vero. Questo è un trispec. Trispecchio. Giusto? C'è una treante, eccolo, vedi? Così, facciamo amicizia così, senza problemi. Trispecchio. Sì, anche questo come traspec c'ha una voce tremenda. Triflex, portempo, svecchio, portalio. Mi piace svecchio, vai. E con questo treno che arriva direttamente a Val d'Oro, noi possiamo usare la slot Kai del passato. Non penso sarà tanto diversa da quella del presente. Gli yokai tanto sono sempre casuali, non so quello che esce. Quindi non ci sono problemi. Ci sono liste di yokai su chi può uscire nel presente e chi nel passato. Ma dato che è tutto randomizzato, potrebbe anche uscirmi un Wokshillo dalla slot, perché no? Certo, se fosse possibile farlo uscire dalla slot, ovvio. Abbiamo una moneta verde e una moneta azzurra. Ok. Potrebbe uscire per noi. No. Anello del destino. Invece con quella azzurra uno yokai. Dammi uno yokai. E l'ultima slottata con le monete di gioco, perché se no non si fa nulla. Ah, allora, mi volete proprio male voi. Tecnipedia, sì, dai, che ci faccio con Tecnipedia? Mamma mia, la monnezza di sta slot che hai. Il bello poi è che se fai tre slottate nel passato, o il numero che hai al momento, poi non le puoi fare nel futuro. È troppo comodo, caro mio. Ah, ecco ma giro. Ah, ok. Allora, via le missioni chiave ufficialmente. Let's go. Abbiamo Komajiro. Che ci dici, Komajiro? Sì, riesco a vederti come un giorno di sole. Devo andare a prendere la lettera per tuo fratello. E dove sta? Il santuario delle volpi dovrebbe stare qua, se non sbaglio, vero? Oh, sì. Lettera di Komasan recuperata. Pronto, Laura ci ha lasciato perdere. Ci ha rivisto. Ci sta. Guarda, vuoi fermar lì? Eccola, vedi. Vabbè, buonanotte. Ho molta paura. Ma no, mi ha cambiato l'Energimax. Ho dovuto rimettere la ROM normale, ma mi ha rimesso anche tutte quante le mosse normali, oltre a eliminarmi anche Mucco, ma che... E abbiamo il campanellino che serve a riconoscere gli spettrali. E la prima missione chiave è fatta. Oh, alleluia. Ora dobbiamo dirigerci all'ora di Vitaliano. Ah, ma in questa maniera saliamo anche di rango, giusto? Vai con Avodus! Certo che lo voglio come amico! Avodus! Allora, signor Vitaliano, le abbiamo portato questo Piccantox, un peperoncino super piccante che brucia quando entra e pure quando esce, quindi faccia del suo meglio ora! Orologio di lusso. Ah, ma costa troppo? Ah, senza pagarlo? Grazie. E dunque, siamo diretti alle acciaierie, ci sono gli operai stanchi, e tu hai la missione per noi? Oh mio Dio, ma Robby Vecchi! Ehi! Robby Vecchi, che ci fa qui? Stiamo cercando gli yokai. Ok, come possiamo vederli? Ah, basta che... Una biglia misteriosa, grande. A che serve? A vedere cose nascoste, certo. Ci devo guardare attraverso, però. Va bene, va bene. Oh mio Dio, tutto sto fumo. Ah, è Vapornella quella, no? La conosciamo già, è uno yokai che conosciamo. A meno che... Usiamo la biglia che c'era dato Robby Vecchi, dai. Ah, ma è proprio qui davanti a noi. Ah, ma è Fetornella! Che fetore! Ecco, senti una puzza di pesce marcio, infatti. Dobbiamo fermarla. Ma lei mi sa che scappa, mo. Se scappa lei. Cioè, è lei! Eccola, trovata! Allora, combattiamo ora? No, non ancora. Ah, è questa bilancia, allora. Ma quanta roba producevano qua dentro, a st'industria, oh? Era lei, sì. Ah, no, questa è Vapornella, invece. È quella bella. Caro, mi hai trovato, sì, per 14 volte. Allora, lei è forte, mi sa, Non bisogna sottovalutarla. Sì, però devo essere bravo anch'io a qua tracciare le linee. È il gioco delle forme. Però devi tracciarle, non infilarle. Anche se in realtà nel quadrato ci si può infilare tutto, perché è fatto male. Per qualche ragione il quadrato è più grande, quindi ci entrano tutte le altre forme. Eh già.
Ah, è andata? Ah, molto facile. Oh no! È uno spettrale in realtà! Quindi è peggio! Oddio, dai, Domus cieco, pensaci tu! Oh mio Dio, che paura! Oh, su, che era fatto bene! A volte traccio gli sgorbi e me li prendi, ma non me lo prendi questo, dai! E te pozza, fanna questo, dai, gira, gira, gira! Dai, dai, che non ce la fa col mouse a girare qui, è difficilissimo! Ah, c'è il perfetto attacco, bello! Ciecato! Quindi lo cieco! Boia che slip che gli ha tirato, oh! È duro complot però da mandare giù! Grandissimo! Oh no, Traspec! Ah, è andato. Woohoo! Bella, bella, bella. Un bel po' di punti voglio per sta lotta però, eh. Oh yeah! Mi piace. Bene, bene. Un bel po' di punti, sì. Ci stanno. Quindi Vapornella ora sta bene. Complot? No, Complot deve andare a quel paese, giusto? Lo prendiamo a bastonate? Attenzione! Chi era quello? Un ragno! Mio signore! Oh mio Dio, senti che musica! Tutta quanta particolare. Quello è Arachnus, il generale dello schieramento degli spiritossi. Ah, è un pezzo grosso, No, no, nessun problema con Vapornella. Stavamo giusto facendo un paio di chiacchiere e che è stata posseduta da uno yokai malvagio e quindi... Vabbè, ciao, comunque. Non ci ha fatto neanche fine a spiegare, ma comunque va bene. Oh, abbiamo completato anche le missioni chiave, quindi dobbiamo tornare da Nathaniel e per completare l'orologio. Gliel'abbiamo completato noi praticamente. Non so se Nathaniel ci sarà riconoscente per avergli completato lo Yokai Watch modello 0. Spero di sì però. Anche se lui era ovviamente in grado di farlo da solo. Voglio dire, lui prende a botte gli yokai a mani nude. Gli yokai spettrali poi. Noi invece stiamo qui con i nostri amici Gibanyan e tutti gli altri. Invece lui no, a mani nude un bastone e bonk sugli yokai spettrali. Ok che erano altri tempi però. Attenzione, caccia il bastone. Ci ha messo il Piccantox. Ah, con peperoncino. Quindi peperoncino fa male agli spettrali, buono a sapersi. Nathaniel ha salvato la vita a Long, il che significa che deve diventare manganello. Però ora bisogna fare le prove, no? Dobbiamo metterci in posa come manganello e come l'altro, Maximus G. Direi che si conclude anche questo capitolo. Devo ammettere che il capitolo è stato particolarmente strano, non c'è stato molto da fare e neanche una boss fight alla fine dei conti. Strano per un gioco di Yokai Watch non avere una boss fight in questo punto del gioco, ma tant'è. Inoltre bisognerebbe anche potenziarsi il Watch a rango C. Nel prossimo episodio devo assolutamente farlo, anche perché il gioco te lo imporrà al 100%. Ad ogni modo, direi che per questo video è tutto, ci vediamo domani. Ciao!